Innanzitutto io ho spiegato ai colleghi che l'Italia è all'avanguardia in questo perché abbiamo dato i numeri che sono al di là di ogni valutazione. Noi siamo quelli che hanno adottato i provvedimenti più severi con i numeri più alti, sono oltre 2 miliardi e mezzo di euro che sono stati sottratti durante queste varie operazioni di confisca o comunque di aggressione di beni. E abbiamo anche una legislazione penalmente rilevante che punisce la trasgressione e la violazione di questi obblighi internazionali. Su questo abbiamo ottenuto un ampio riconoscimento. Abbiamo messo a disposizione dei colleghi la nostra vasta esperienza che ha origini lontane, perché è radicata nella famosa lotta contro la mafia e che adesso si è rivelata particolarmente utile e aggiornata.